Salve a tutti! Ho acquistato una pellicola trasparente protettiva per vernice auto, cioè una specie di scotch che serve per prevenire eventuali graffi, che però non copre il colore dell'auto. L'ho acquistata più che altro per il battitacco, perché quello è soggetto ad urti con i piedi mentre si sale, si scende, quando è brutto tempo. Quella è la prima cosa che si graffia e si rovina. Poi ovviamente si può utilizzare anche su altre parti. La mia intenzione è metterla anche sulla parte in plastica interna dove si entra in auto, e volendo anche sul poggiapiede quando si guida. Però ora vediamo se vale la pena. Secondo le immagini si può utilizzare anche su alcuni punti di paraurti, e francamente vorrei utilizzarla anche dove ci sono le maniglie dell'auto, perché lì spesso col tempo si graffiano con le unghie ogni volta quando uno va ad aprire, anche per errore, per sbaglio, va sempre a toccare la vernice. Esistono degli adesivi fatti apposta per le maniglie, però è inutile che vado a spendere altri soldi. Allora provo a utilizzare questo adesivo, lo taglio più o meno della misura precisa e lo vado ad applicare dietro le maniglie. Inizialmente volevo usare dello scotch trasparente normale, però poi ho visto questi prodotti su Amazon che penso siano migliori, o magari fatti diversamente, non ne sono proprio sicuro. Però questo si trova in dotazione, ci sono queste due spatoline, vabbè, possono servire, perché comunque quando si tratta di applicare questi tipi di scotch bisogna stare attenti alle bolle, perciò se un piccolo punto è semplice, ma quando cominciano delle parti anche curve, allora la questione è complicata e l'applicazione potrebbe non risultare perfetta. Questa pellicola in particolare è larga 5 cm e lunga 10 metri. Diciamo che per il battitacco sarebbe stato meglio quello da 7 cm, però poi per altri punti magari l'avrei dovuto tagliare, quindi ho preferito questo da 5 cm che magari lo uso un po' su tutto e in più mi è costato meno. Ora lo vado ad applicare alla mia Suzuki Swift, anche se comunque può essere utilizzato per tante altre cose, come ad esempio una bici o una moto, o comunque tutte quelle parti che sono soggette a graffi. Il primo punto dove voglio applicare questa pellicola protettiva è proprio qui sul battitacco e anche qui sulla parte in plastica. Ovviamente lo vado ad applicare su tutte e quattro le salite, e in più al termine vorrei applicarlo anche qui sulla parte dove spesso con la punta dei piedi si va a sbattere e quindi si vanno a creare dei graffi o comunque si sporca. Non è che sia proprio necessario in questo punto, però vediamo come viene fuori, magari poi col tempo si toglie. Comunque comincio con questo punto. Ora non serve che lo riempio dall'inizio alla fine, basta una striscia che vada qua a qua. L'unica cosa è che 5 cm non sono tanti, quindi la mia intenzione sarebbe coprire questa curva, male che vada applico un'altra striscia sopra. Vediamo un po'. Ovviamente la prima cosa da fare è pulire e dopo metto questa pellicola. Come potete vedere non è un semplice scotch, è molto più spesso, dovrebbe essere 0,25 mm, così dicono loro, è più spesso di un classico adesivo. Tutto sta a riuscire a tagliare il pezzo corretto e ad applicarlo senza creare bolle. Ora se fate il lavoro in due forse è meglio, perché riuscite a scegliere la lunghezza, poi uno taglia e l'altro piano piano tiene tutto il nastro. Io sono da solo, perciò provo ad applicare, magari faccio riferimento a questa linea.
andando leggerissimamente storto. Non lo voglio staccare troppe volte perché magari poi si rovina. Arrivo giusto all'altra linea, diciamo questa della plastica, e lo vado a tagliare. Usate delle forbici molto buone, io utilizzo queste da sartoria acquistate all'IKEA, poi queste sono le più vecchie, le uso per tutto. Ne ho altre due paia nuove esclusivamente per i tessuti. Uso le spatoline . Certo, non so quanto riuscirò a farlo preciso, però dai. Ora piano piano devo curvare. Il problema è che si sta appiccicando sotto. È un bel problema. Deve fare prima la curva. Quindi fate attenzione. L'unica è fare così. Ok, penso che così vada bene. L'unica cosa, ho lasciato scoperto questo punto. Diciamo che quando si sale non è il punto in cui va a contatto. L'unica è fare delle prove. Eventualmente non applico subito nelle altre portiere, vedo prima come si comporta questa. Però un punto che voglio coprire subito è la plastica qui vicino. Non la voglio riempire tutta di adesivo, perciò vado a fare una prova per vedere dove il piede va a toccare, soprattutto quando la portiera è un pochino chiusa. Quindi io vado a scendere, come potete vedere questo è il primo punto, teoricamente anche la cassa, però non è che la posso coprire. Questo è il punto più soggetto, perciò potrei provare a mettere intanto una striscia qui e vediamo come si comporta. Teoricamente anche qua sulla plastica, come ho detto all'inizio, ne potrei mettere solo un pezzettino che va da qua a qua, perché tanto il piede così fa. Certo, potrei sbattere anche qui, però vabbè, non è che possiamo proteggere tutto, comunque è plastica, dai. Ho tagliato un pezzo . Per ora lascio solo questo pezzo, poi se vedo che vado a toccare anche sopra ne applico un altro, anche se in realtà potevo tranquillamente mettere questo un pochino più in basso e poi l'altro pezzo. Vabbè, non è un problema, questo si toglie, pazienza. Vado a mettere un terzo pezzo in questo punto, vedo un attimo la misura, ok, quanto queste forbici, in modo tale da tagliare meglio. Ecco qua, facendo il lavoro da solo la cosa è più problematica, perché dovete tenere un pochino in tensione questo nastro. E fate attenzione perché è molto adesivo. Lo vado ad applicare sulla curva perché mi sembra il punto in cui tocco maggiormente. Anche qui stesso discorso, per ora lascio così e poi controllo dove si va a sporcare la macchina e vado ad applicare nei diversi punti. Un altro punto dove voglio applicare questo adesivo
che qui, come ho detto nell'introduzione, esistono già delle pellicole precise che vanno qui dietro alle maniglie, però giusto per non spendere tanti altri soldi taglio un pezzetto di questo adesivo, ne basta veramente poco, un dito, mi raccomando anche qui deve essere pulito. Diciamo che sotto la maniglia è un po' curvo, quindi viene malino. Per ora lo lascio, poi eventualmente qui potrei usare un adesivo più fino o dello scotch normale. Vabbè, lo vedremo più avanti eventualmente. Ora voglio applicarlo anche sul battitacco del lato posteriore. L'unica cosa che qui è diverso, come potete vedere, qui scende. Perciò se lo attacco qui viene male, oppure devo attaccare su un pezzettino piccolino, potrei anche, tanto ripeto, col tempo capirò se lo devo mettere in altri punti, perché non è che posso riempire di scotch dappertutto. Mi raccomando al taglio, perché se non tirate bene si rovina, purtroppo rimangono le ditate. Vabbè, vado leggermente da questa parte. Sì, lo so, ci sono queste spatoline, ma vado direttamente con le dita. Ecco, c'è una bolla, vabbè. Ecco, perfetto, va bene, dai. Diciamo che essendo carrozzeria interna, da fuori non è visibile, quindi esteticamente va bene lo stesso, dai. Anche qui in futuro vorrei metterle sulle portiere. Ovviamente questa unica striscia potrebbe non bastare, perciò poi valuterò altri punti dove applicare questa pellicola protettiva. Qui voglio applicare un altro punto, perché spesso ci vanno le punte dei piedi. Ora sicuramente non basterà solo qua, però io intanto metto la striscia qui e poi, come gli altri punti, vedo come va. La lunghezza così, meglio un poco più corta che lunga. Quindi questi che vi mostro sono solo degli esempi dove potete applicare queste pellicole, poi dipende quello che volete proteggere. Un altro punto da proteggere potrebbe essere anche qui. Mia moglie spesso appoggia la borsa, ma anche io metto il borsello qui in questa posizione. Quando c'è qualcuno si spinge qua. Sono semplici plastiche, non è che chissà che graffi possono esserci, al massimo si sporca, poi si pulisce. È un'esagerazione, eh. Io adesso vi sto solo facendo vedere dove è possibile applicare questa pellicola. Poi ovviamente nasce per l'auto, ma in realtà si può utilizzare per tantissime altre cose. Vi ricordo che in descrizione lascio sempre il link di questi prodotti e per qualsiasi cosa potete scrivermi nei commenti. Se poi avete bisogno di un aiuto più immediato, scrivetemi un'email o magari scrivetemi un messaggio su WhatsApp, il numero lo trovate nelle informazioni del mio canale. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, mi raccomando iscrivetevi al canale, magari mettete un like, condividete e noi ci vediamo al prossimo video.